per dirne una, se vado a studiare una z, una funzione del tipo y uguale f di x1, x2, x3, questa funzione di tre variabili, quindi in partenza è impossibile pensare di fare un pezzo di ridisegno. Bene, al massimo posso considerare due vincoli, di 1 di x1, x2, x3 uguale a 0, g2 di x1, x2, x3 uguale a 0. Al massimo. Questa funzione di suo potrebbe essere definita per esempio in R3, tutto lo spazio a tre dimensioni. Sottoporla ad un vincolo, questo vincolo rappresenta l'equazione di una superficie, quindi potrebbe andare a dire andiamo a studiare i valori massimi e minimi che la funzione assume quando la considero sui punti di una superficie dello spazio, non in tutto lo spazio. Introdurre un secondo vincolo che deve essere soddisfatto contemporaneamente vuol dire andare a cercare massimi e minimi di questa funzione sui punti che soddisfano questo sistema. I punti, le coordinate che soddisfano questo sistema. Questo sistema rappresenta l'intersezione di due superfici dello spazio e quindi rappresenta una curva dello spazio. Quindi andiamo a vedere il caso di... sarebbe il problema di studiare massimi e minimi di una funzione sui punti di una curva dello spazio, anziché di una curva del piano, come era nell'esempio che abbiamo fatto fino a qualche minuto fa, per due variabili indipendenti. Bene, allora in questo caso che cosa dice il teorema di Lagrange? Beh, si considera una lagrangiana che è fatta così, f più somme di lambda g, per i che va da 1 a n-1, se ho n-1 vincoli, se ho un numero di vincoli minori, la sommatoria andrà da 1 al numero rappresentante il numero di vincoli. Quindi devo introdurre tanti moltiplicatori di Lagrange per quanti sono i vincoli. E dopodiché il teorema rimane tale quale. Il teorema dice che se ci sta un punto P0, che adesso ha n coordinate però, se un punto P0 realizza un massimo o un minimo di questa funzione soddisfacente ai vincoli che ho assegnato, allora esistono un numero di moltiplicatori di Lagrange uguale al numero dei vincoli, così fatti che se considero x01, x0n, virgola, lambda 1, 0, lambda n-1, 0, bene, questa insieme di valori realizza un estremo libero per la Lagrangiana. Quindi esattamente lo stesso teorema reso più complicato dal fatto che sono aumentate le variabili e sono aumentati i moltiplicatori di Lagrange. Infine, qual è la logica del metodo? Torniamo a considerare il caso in cui si possono fare le figure, il caso in cui la funzione da ottimizzare sia di due variabili e il vincolo sia espresso da una sola equazione. Oh, ancora un'avvertenza prima di concludere il discorso che abbiamo cominciato. Come abbiamo visto, risolvendo questo sistema, questo è un sistema di tre equazioni in tre incognite, quindi si trova un valore per la x, un valore per la y, mettiamoci punto e virgola, è un lavoro per la variabile di Lagrange, lambda 0. Ora, x0 e y0 sono immediatamente interpretabili perché danno le coordinate dell'eventuale punto di massimo o di minimo vincolato che stiamo cercando. Questo lambda 0, invece, è molto più misterioso, tant'è che quando lì abbiamo fatto l'esempio non l'abbiamo neanche calcolato, abbiamo trovato per x con 0 il valore meno 2, per y0 il valore 2, quanto valesse lambda in corrispondenza non l'abbiamo trovato. In realtà ha pure lui un significato. In realtà ha pure lui un significato che è il seguente. Se sto lambda 0 è uguale a 0, allora vuol dire che il vincolo non è stringente. Tra virgolette. Abbiamo riflettuto 10 minuti fa. La presenza del vincolo in genere peggiora la situazione, no? Un minimo vincolato in genere è più alto di un minimo libero. Un massimo vincolato in genere è più basso di un massimo libero, perché io sono, appunto, non sono libero di muovermi, quindi non riesco a sfruttare al meglio, diciamo,
tutte le possibilità che avrei. Quindi il minimo è un po' più alto di quello che dovrebbe essere e il massimo è più basso. Quando invece, risolvendo la lagrangiana, io trovo un punto di estremo nel quale il valore del moltiplicatore di Lagrange è 0, beh, in questo caso si scopre che il vincolo non è stringente, cioè quello che, se avete trovato un massimo vincolato, questo massimo è un massimo anche libero. E se avete trovato un minimo vincolato, beh, questo minimo vincolato è anche un minimo libero. Il vincolo non è stringente, c'è, dovete rispettarlo, ma non vi costa niente. E avete detto che in questo caso il vincolo non costa niente, questo getta un po' di luce sul significato che ha lambda quando è diverso da zero. Mettiamo tra virgolette, perché è soltanto un accenno a un problema un pochettino più complicato. Questo rappresenta il costo del vincolo. Quanto la presenza del vincolo costa, tra virgolette, in termini di perdita di efficienza. Più è elevato il lambda, più vuol dire che il minimo vincolato è maggiore del minimo libero, o il massimo vincolato è minore del massimo libero. A seconda volta il segno. Su questo non possiamo fermarci più a lungo. Perché l'ultima cosa che volevo dire è di spiegare un attimo qual è il mistero di questo metodo. Poi è un mistero per modo di dire. Allora, guardiamo, questa è una funzione che è definita sul piano XY, anziché fare la solita figura col piano XY in prospettiva e sopra la superficie, guardiamo il piano XY. Nel piano XY abbiamo la curva del vincolo, potrebbe essere questa. Poi nel piano XY è definita la funzione, e quindi come sappiamo nel piano XY esistono le curve di livello della funzione. Fxy uguale k1, fxy uguale k2, fxy uguale k3, fxy uguale k4. Ora io non so se K1 in questo verso si va crescendo o decrescendo. Facciamo una cosa di questo genere. Il disegno di prima. Come sono le curve di livello della funzione? Sono questa, 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 questa. Man mano che mi sposto verso l'esterno, il livello cresce, no? Se calcolo la funzione su questo punto, arrivo a questo qua, a questa altezza. Se lo calcolo a questo punto arrivo a quest'altra altezza, quindi sono curve di livello via via crescendo, crescenti man mano che vado fuori. Però attenzione che trovo la stessa configurazione con una funzione che abbia questa superficie grafica. Allora le curve di livello sono queste e queste qua vanno decrescendo man mano che si va verso il fuori. E questa è la curva di livello questa e questa è la curva di livello quest'altra. Quindi avete la stessa configurazione. Però il livello delle curve va crescendo o decrescendo verso l'esterno o verso l'interno a seconda di come è messa la superficie. Guardando semplicemente il sistema delle curve non si può indovinare. Per questo non ci interessa granché. Perché il discorso qualitativo non cambia. Supponete che vadano crescendo in questo senso, cioè che K1 sia minore di K2, sia minore di K3, sia minore di K4. Allora, voi dovete cercare nel piano XY il punto che realizza il massimo per la F soggetto al vincolo che G di XY sia uguale a 0. Quindi dovete muovervi qua. Potete considerare la funzione soltanto calcolata su questi punti. Allora, in questa maniera troviamo il minimo. Vediamo un po'. Dico che il punto di minimo è questo. Perché? Se voi calcolate la funzione in questo punto della gxy uguale a 0 trovate il valore k3 per la funzione. Se vi spostate per esempio qua trovate il valore k4, ma k4 è più grande di k3, quindi se cercate il minimo vi conviene mettervi qua. Potete trovare un valore più basso per la funzione? No, perché la funzione qui per esempio vale k2 che è meno di k3, ma questi punti qua sono fuori del vincolo, quindi voi dovete fermarvi qua se volete cercare il minimo della f soggetta a questa condizione. E cos'ha di speciale questo punto? Questo punto P0 è un punto nel quale la curva del vincolo è tangente alla curva di livello. Vedete qua la curva di livello taglia il vincolo.
qui non si incontrano per niente e qui c'è tangenza. C'è tangenza tra curva del vincolo e curva di livello. Allora, P0, in questo caso minimo vincolato, quando è che sarebbe un massimo? Quando queste disuguaglianze fossero capovolte? P0 minimo vincolato, se e soltanto se in P0 c'è tangenza tra curva di livello e curva del vincolo. Ma uno potrebbe dire, vabbè, ma se tu sei astuto, hai fatto tutte le cosine così, belle curvette, in modo che sei sicuro che ci siano tangenti. La retta tangente c'è dappertutto. E non ci potrebbe essere una situazione di punta? Dove c'è la punta, se le curve di livello hanno una punta, è escluso che ci possa essere tangenza. È vero. Questo permette di correggere una piccola imprecisione in quello che ho detto prima, perché nelle ipotesi del teorema di Lagrange bisogna mettere P0 max o minimo vincolato con gradiente df diverso dal vettore nullo. Il gradiente df diverso dal vettore nullo vuol dire che nel punto la curva di livello ammette tangente. Bene, allora, come si impone adesso la condizione di tangenza tra curva di livello e curva del vincolo? Si impone chiedendo che le rette tangenti siano le stesse. Bene, ma che equazioni hanno quelle rette tangenti? Ricordiamoci che se ho la curva fxy uguale a 0, la retta tangente nel punto P0 ha equazione f0x per x meno x con 0 più f0y per y meno y0 uguale a 0. Bene, allora, la curva del vincolo di xy uguale a 0 ha retta tangente, questa al posto di f ci metto g, g0x. Scriviamola anche così, per x più g0y per y e poi ci starà meno g0x x0 più g0y y. E questo è uguale a 0. Quella è la retta tangente alla curva del vincolo. La curva di livello. La curva di livello, una qualunque curva di livello ha questa equazione. Ossia questa. Quando applico questa formula, k sparisce, perché quando vado a fare la derivata parziale rispetto a x di questa roba, k non dipende da x e quindi non compare. Quando faccio la derivata parziale rispetto alla y, k non dipende da y e quindi non compare nella derivata. Questa qui è l'equazione della retta tangente alla curva di livello per il punto P0. Come la posso scrivere? Così. Meno, è inutile stare a perdere tempo su quest'altro pezzo per una ragione che adesso spiego. Allora, questa è la retta tangente in P0 alla curva del vincolo. Questa è la retta tangente in P0 alla curva di livello che passa per P0. Quando è che le due curve sono tangenti tra di loro? È quando le due rette coincidono. Quando è che coincidono? Beh, ricordiamoci un poco di geometria. Ax più by più c uguale a 0. A' x più b'y più c' uguale a 0. Sono le due rette. Io so che passano tutte e due per il punto P0, perché una è tangente alla curva del vincolo in P0, quindi passa per P0, e questa è tangente alla curva di livello per P0, quindi passa per P0 anche lei. Due rette che passano per uno stesso punto sono coincidenti se e soltanto se sono parallele. E quando è che due rette sono parallele? Quando AB, A'B', il determinante formato con i coefficienti delle incognite è uguale a 0. Bene, allora, queste due rette tangenti che passano di sicuro tutte e due per P0, coincidono quando sono parallele. Quando è che sono parallele? Quando G0X,
g0y, f0x, f0y, questo determinante è uguale a 0. Ma se un determinante è 0, le righe sono proporzionali. Questo, se questo determinante è 0, le due righe sono proporzionali. Se le due righe sono proporzionali, esiste un fattore così fatto che se moltiplico, esiste un fattore di proporzionalità, diciamo, no? Chiamiamolo K. Abbiamo F0X uguale a K G0X, F0Y uguale a K G0Y. Ossia abbiamo in definitiva F0X meno K G0X uguale a 0, F0Y meno K G0Y uguale a 0. Riassunto finale. Sesto punto è di tangenza, esiste un K che ci fa questo lavoro qua. Confrontate questo con questo e vedete da dove viene fuori l'esistenza del moltiplicatore di Lagrange. Quest'ultima dice semplicemente che il vincolo deve essere soddisfatto. L'esistenza del moltiplicatore di Lagrange dice semplicemente che c'è tangenza nel punto che stiamo considerando tra curva del vincolo e curva di livello. E quindi stiamo realizzando un punto di estremo vincolato, perché la condizione di tangenza è quella che ci garantisce che stiamo in presenza appunto di un massimo o di un minimo vincolato, a seconda di come sono orientate, diciamo così, le condizioni. Bene, basta così, finito.